Sono l'avvocato Carla Canale, il presidente del comitato di quartiere Vigna Murata. Un anno fa, per risolvere i problemi di mobilità, soprattutto inquinamento e traffico, essendo il nostro quartiere utilizzato come bypass funzionale, come tra l'altro risulta dagli studi di Roma Servizi per la mobilità dei quartieri limitrofi, a causa dell'aumento di cubatura derivante dalla compensazione di Tor Marancia, abbiamo deciso di attivarci per risolvere questa problematica anche con azioni da parte dei cittadini stessi, e quindi abbiamo proposto prima al comitato dei genitori e poi alla scuola delle attività di mobilità alternativa o mobilità dolce, e quindi il pedibus. Il comitato dei genitori è stato subito recettivo, e anche la preside e poi la mobility manager nominata dall'istituto, e quindi abbiamo iniziato a fare delle riunioni insieme a Roma Servizi per la mobilità e al municipio. E poi ci siamo incontrati e il comitato di quartiere si è occupato soprattutto di fare un sopralluogo sui percorsi che potevano essere indicati, verificare quali erano le criticità e rappresentarle sia all'amministrazione comunale sia attivamente raccogliere dei fondi tra i cittadini, con i quali abbiamo provato a mettere a posto almeno due dei quattro percorsi indicati. In questo periodo, infatti, approfittando della fine della scuola e della sperimentazione, abbiamo attivato i lavori di rifacimento di due viali pedonali con l'autorizzazione del Dipartimento Ambiente. La sperimentazione è partita l'8 maggio, noi ci siamo occupati anche di acquistare i fratini con i fondi raccolti, e Roma Servizi ci ha fornito il logo del pedibus e i genitori e la scuola il loro logo, e quindi abbiamo fatto questo fratino dove appaiono tutti i loghi delle persone e di coloro che hanno collaborato. La cosa che è stata molto utile è stata la sinergia che c'è stata tra i genitori, il comitato di quartiere, la scuola e Roma Servizi per la mobilità. Siamo riusciti a fare una cosa che ha entusiasmato sia noi che abbiamo organizzato, sia i partecipanti, quindi i ragazzi e i genitori. Io coordino uno dei percorsi, e in questo percorso io nella fase di sperimentazione ho deciso di non fare turnazione tra i genitori per far socializzare tra loro i genitori, quindi le cose più importanti che abbiamo ottenuto attraverso questa sperimentazione è stata la unione tra i genitori, che si vedono anche per colazioni o aperitivi adesso fuori dall'appuntamento del pedibus, e poi appunto l'unione tra i ragazzi, perché i ragazzi ovviamente non necessariamente sono della stessa classe, quindi i bambini tra loro si conoscono e finalmente parlano, o diciamo hanno un po' di tempo per parlare con i genitori, perché solitamente durante la giornata i genitori sono impegnati al lavoro. Quindi è stata un'ottima occasione per stare tutti insieme, per creare quello che per noi è molto importante, che è il senso di comunità, che in una grande città è difficile da creare visto gli spazi che ci sono. Abbiamo avuto poi la visita del sindaco a sorpresa nell'ultimo giorno di sperimentazione, e questo ci ha fatto piacere soprattutto perché vuol dire che il territorio in una città così grande può organizzare delle cose che sono utili e possono attrarre l'attenzione del sindaco. Se si considera che nel nostro municipio ci sono 54 quartieri e il sindaco ha deciso di venire nel nostro, un motivo ci sarà, ed è stata appunto questa attività fatta dal territorio. Quindi credo che il comitato di quartiere e di altri quartieri, così come il comitato dei genitori e le scuole, possono facilmente attivare questo servizio e darsi da fare per fare il meglio e strutturare una mobilità diversa da quella che abbiamo fino adesso, che in una città attanagliata dal traffico è molto più utile. Speriamo presto, con la riattivazione della scuola, anche di provare la sperimentazione del bike to school, in modo tale da favorire i ragazzi nella socializzazione.